Ok, visto che siamo di nuovo tutti qui, possiamo ricominciare parlando di un altro esercizio che vorrei presentare oggi, che è relativo a una simulazione. Sul sito ho già caricato il testo, il progetto e il database, quindi se volete potete scaricarlo nel registro, ecco qui. Ecco, questi qua sono i tre file utili all'esercizio che sto per spiegare. Comunque, il testo adesso lo leggiamo insieme. Allora, si tratta di una simulazione riguardante una catena di autonoleggi. Quindi, quello di cui disponiamo, come al solito, almeno come usuale per le simulazioni, abbiamo un database in cui sono caricate le prenotazioni e si vogliono valutare i possibili scenari. Questa è la tabella del database che possiamo andare a vedere anche ai di o qualsiasi altro. Eccola qui, sono 200 righe con i valori che abbiamo visto lì, quindi l'ID di ogni entry, class che indica il tipo di auto in quattro categorie, pickup e return che riguardano il giorno in cui l'auto viene noleggiata e return che è il giorno in cui dovrebbe essere riportata all'autonoleggio. Infatti qui abbiamo l'identificatore in intero, macchina presa un altro intero, un giorno in cui la macchina dovrebbe, occhio al condizionale, venire restituita, e la classe della macchina richiesta dall'utente, che poi noi definiremo come un tipo enum. Ora, tra le varie condizioni della simulazione, cosa abbiamo? Se una macchina della classe richiesta dal cliente non è disponibile, come è d'uso comune all'interno delle società di autonoleggi, la filiale è obbligata a fornire una macchina di classe più elevata allo stesso prezzo. Se nessuna macchina è disponibile, è necessario far venire l'autoveicolo da un'altra filiale, che è considerato l'evento peggiore perché è il più costoso fra tutti. Questo però sempre è trasparente a livelli dell'utente. Se si desidera realizzare un simulatore si desidera realizzare un simulatore per valutare i possibili scenari, in particolare dobbiamo determinare il numero minimo di macchine delle varie classi per soddisfare tutte le richieste. Inoltre, si desidera osservare il numero di free upgrade, cioè il numero di volte che la società di autonoleggio è costretta a dare un'auto di classe superiore al cliente, oppure il numero di disastri, cioè tutte le volte che la filiale dell'autonoleggio è costretta a far venire un'auto da un'altra filiale pur di soddisfare la richiesta del cliente. Che avvengono soprattutto quando i clienti non sono puntuali nel restituire le macchine. Nel realizzare il codice, come d'uso, abbiamo già un progetto base in cui sono definiti bin e dato. Quindi, tenendo presente la struttura del database, andiamo a vedere. Eccolo qua, questo è il progetto dell'autonoleggio e queste sono le tre classi che abbiamo a disposizione. Bconnect è quella tipica, vabbè, per connettere il progetto al database, quindi non stiamo a guardarla più di tanto. Reservation DAO ha un unico metodo che mi permette di scaricare tutto dalla tabella, ordinandolo in ordine di giorni in cui vengono presi. Diciamo che, dato come sono fatte le simulazioni, non ha molto senso. Comunque, va bene, sono fatte così. Reservation è una classe in cui sono definite i tipi di classi del veicolo. Considerato che Java sostituisce gli enum con degli interi partendo dal valore 0, il valore 0 è considerato none, cioè non lo teniamo in considerazione in questa simulazione. Questa è l'auto di prima classe, quindi Premium Elite, la migliore, e poi via via seconda, terza e quarta classe. Poi abbiamo diversi valori relativi a ogni reservation, cioè l'ID, come abbiamo visto nel database, il giorno di affitto e il giorno di consegna, e poi questi due valori che riguardano quale è la classe richiesta dall'utente e quale invece è la classe del veicolo che gli è stata assegnata, perché potrebbe essere uguale o superiore. Al solito abbiamo costruttore con i vari valori e il getter e setter di tutto. Come al solito abbiamo hashcode, equals e toString definiti. Detto questo,
diciamo che questa classe la useremo così per com'è, senza modificare nulla, tenendo sempre in considerazione questo enum. Quello che dobbiamo andare a definire, dunque, sono fondamentalmente tre classi. Una che è quella di tipo l'event, cioè l'evento. Una che è la classe del simulatore, in cui verrà gestito tutto, quindi con i metodi step, il metodo di inizializzazione, e un semplice main che serve a far avviare il tutto. Quindi iniziamo a dichiararle, iniziamo con il main, che possiamo dichiarare anche da qualsiasi package, tanto. Ok. Poi abbiamo detto che ci servono le due classi evento e simulatore. Possiamo dichiararci un altro package sim, quindi sì, e all'interno del package sim dichiarare le due classi. Una è il simulatore. Ok. L'altra è la classe di tipo event. Diciamo che sarà sempre presente all'interno delle simulazioni, perché è quella che gestisce e mantiene traccia cioè, diciamo, delle condizioni di ogni evento. Va bene. Ok, iniziamo dalla classe evento. Come è fatto l'evento? Da come abbiamo visto nel database, che io giustamente ho chiuso, no. Ecco, abbiamo l'ID, classe dell'auto, giorno in cui viene presa e giorno in cui viene consegnata. Gli eventi però non contengono tutti questi valori, ma conterranno soltanto un ID, poi il tipo di evento, che può essere appunto quello in cui l'utente prende a noleggio la macchina oppure quello in cui la restituisce. È il tempo in cui viene eseguito questo, che può essere nel caso o il tempo in cui viene presa a noleggio o il tempo in cui viene rilasciata. Abbiamo dati due possibili eventi, creiamo anche qui una nuova classe, un tipo event type. E mettiamo i nostri due possibili eventi. Uno è questo. Nel momento in cui l'utente vuole prendere l'auto all'autonoleggio, e car return, quello in cui l'utente la restituisce. Valori che saranno presenti all'interno di questa classe sono un intero che indica il tempo, cioè come il tempo è espresso in giorni, quindi diciamo il giorno in cui accade questo determinato evento. Poi un type, ovviamente, che abbiamo appena scritto, abbiamo appena ridefinito qui, e poi un reservation ID, uguale a quello che abbiamo visto nel database, che indica l'ID di ogni entry di evento che accadrà. Creiamo in maniera del tutto automatica un costruttore che prenda in ingresso tutti e tre i parametri. Quindi, se riuscissi a trovare source, ecco qua, il costruttore usando i tipi, ecco. Poi, dato che stiamo usando, nelle simulazioni usiamo una coda prioritaria, e che la coda prioritaria ha un funzionamento particolare, nel senso che noi carichiamo gli eventi così per come riusciamo a schedularli, però dovranno essere tirati fuori dalla coda nell'evento preciso in cui, cioè nell'ordine preciso con cui devono accadere. Per cui è importante che questa classe event sia confrontabile con altri oggetti, con tutti, cioè un oggetto di tipo event sia confrontabile con altri oggetti dello stesso tipo. Quindi deve implementare confrontable tipo event. Deve essere possibile confrontare questi eventi fra di loro utilizzando un metodo che dobbiamo definire noi. Infatti, come vedete, qui mi dà un errore perché mancano dei metodi. Eclipse mi aiuta e mi dice quali sono quelli che mancano. In questo caso è soltanto il compare to, ovviamente. E cosa succede? Che io posso confrontare questa, una determinata istanza di questo oggetto con un altro oggetto che gli passo qui.
dato che le simulazioni hanno un andamento, diciamo, basato sullo scorrere del tempo, sull'avvenire degli eventi, quello che devo confrontare io è solo ed esclusivamente il valore time. Quindi quello che io devo tornare è un conto fra interi, perché il time è intero, e devo confrontare questo tempo, quello di questo particolare oggetto, con quello che gli passo qui. Questo punto time. Questo valore, questo metodo mi permette di avere informazioni su quale evento viene prima e quale evento viene dopo, perché prendendo due eventi e confrontando il time, lui sa che se richiamo su questo evento il compare to e mi ritorna un valore negativo, vuol dire che questo time ha un valore inferiore, quindi viene prima. Fatto questo, data la semplicità della simulazione, cioè abbiamo soltanto due eventi, diciamo che fondamentalmente abbiamo finito. Perché i metodi getter e setter, vabbè, li inseriamo pure, dai. Anche se sono dichiarati in questo modo, dovrebbero essere raggiungibili. Comunque, per buona norma. Ok, anche se non ci serviranno, comunque intanto li abbiamo, quindi male non fa. Adesso abbiamo il simulatore. Il simulatore cosa deve avere sicuramente all'interno? Sicuramente una coda prioritaria, visto che è necessario avere un punto in cui inserire tutti gli eventi e poi tirarli fuori in maniera ordinata. La coda prioritaria di eventi, chiamiamo ok. Ovviamente devo importarli. Ok. Poi devo andare a vedere come funziona questo sistema. Dato che io devo gestire, diciamo, una flotta di auto all'interno di una filiale di autonoleggio, e le auto sono divise in quattro classi diverse. E vi metto il testo così mi seguite pure. Ok. Dunque, ha quattro auto diverse, quattro classi di auto diverse, e io voglio definire il numero minimo di auto delle varie classi per soddisfare le richieste. Quindi questo vuol dire che devo avere un sistema che mi aiuti a modificare il numero di macchine che ho in una determinata filiale, in maniera abbastanza semplice. Quindi posso utilizzare, sicuramente saranno degli interi, visto che comunque le auto devo soltanto contarle, devo avere un intero relativo a ogni classe di auto. Considerato il fatto che noi lavoriamo sempre in maniera il più generica possibile, quindi potremmo non sapere quante sono effettivamente le classi delle auto, noi possiamo dichiarare un array di interi available cars, in modo tale da inizializzarlo questo array, poi definendo come indice il numero ordinale relativo ad ogni classe e il valore associato è il numero di auto di quella determinata classe. Poi, dato che vogliamo sapere pure, come richiesto dal testo, il numero di miglioramenti, diciamo, di classe gratuiti che l'autonoleggio è costretto a fare al cliente non appena richiede un'auto che non è presente, devo avere un array simile, le stesse dimensioni perché avrà le stesse caratteristiche, e upgrade, cui segnerò ogni volta che un utente passa da una classe all'altra, dovuto al fatto che l'auto non è presente, l'auto della classe richiesta non è presente all'interno della filiale. L'altra richiesta che mi faceva il testo è questa. Vedete, il numero di free upgrade è il loro tipo, quindi devo sapere quante volte ho cambiato classe per ogni classe e il numero di disastri che avvengono, cioè il numero di volte che io non ho nessun tipo di auto da poter dare al cliente e quindi la devo richiamare da una filiale vicina. È sempre un intero. Altri valori che può essere sempre utile tenere in considerazione, ad esempio, è il numero totale
totale di auto che ho, forse era pure richiesto, il numero totale di auto che ho affittato, e mantenere pure traccia delle, cioè non mantenere traccia, avere pure una struttura in cui inserire i valori che scarico dal database. Andando a vedere il DAO, per quello che è già scritto, get all reservations fa l'interrogazione alla tabella, ottiene tutte le entry e le inserisce in una mappa. Integer reservations. Quindi andrò a usare la stessa mappa, quindi copio questo, per dichiararmi le mie, per mantenere traccia delle, dei miei valori scaricati dal database. Ok. Naturalmente queste sono, a meno di ulteriori modifiche, le strutture dati e i valori che ci interessa mantenere in traccia durante tutta la simulazione. Scriviamo adesso è il costruttore. Ah, ok. Il costruttore non ha, può non avere ricordo. Ok. Dato che questa classe simulatore verrà richiamata nel main, per cui faremo un main molto semplice, cioè interroghiamo il database, scarichiamo i valori, li mettiamo nella mappa e dobbiamo comunque passare al simulatore, possiamo direttamente farci passare dal main reservation. Praticamente quando costruiamo il simulatore e facciamo partire il tutto, abbiamo le informazioni che ci servono. Ora, quello che dobbiamo fare è, come è buona norma di programmazione, inizializzare tutti questi valori. Sicuramente reservations lo dobbiamo rendere identico a questo di qui che ci viene passato nel costruttore. Reservations uguale reservations. In maniera Java già sa che questo si riferisce a questo di qui e invece questo a quest'altro. Poi realizziamo i valori. Quindi cluster è uguale a 0, il totale di auto noleggiato è uguale a 0, la coda è vuota. Per quanto riguarda gli array, dobbiamo dichiararli passiamo qui come dimensione dell'array? Come dimensione dell'array? Sicuramente numero di classi che ci sono nella nostra simulazione. Quindi il numero di classi è questo. Abbiamo 5 classi, anche se la prima non viene tenuta in considerazione, abbiamo detto che la classe 0 è brutta da considerare, quindi non la teniamo in considerazione. Quindi a noi interessa vehicle values. Mi ritorna un array con tutti i valori, punto length. Inizializzo l'array di interi e lo costruisco con tanti valori quanti sono quelli dei tipi delle auto, in maniera tale che io possa avere un contatore per ogni auto, quindi per ogni classe di auto. Stessa cosa posso fare per il free upgrades, nel senso che mi serve un sistema identico, inizializzarlo sempre con il numero di classi di veicolo che ci sono. Dato che si tratta di un int e non intero, devo inizializzarlo. Questa cosa. C'è un ciclo for su tutte. Inizializzo
inizializzo ogni dell'array a 0. Qui ho inizializzato tutte le mie strutture e qui conosco quali sono tutti gli eventi che caricato dal database. Quello che devo fare adesso è schedularli, quindi prenderli uno alla volta e inserirli all'interno della coda degli eventi. Essendo che è una mappa, mi costruisco un iteratore. Non conosco. Non lo conosco. Ok, mi costruisco un iteratore di tipo reservation, lo chiamo io. E lo inizializzo valori. E mi faccio ritornare l'iteratore dalla mappa che avevo inizializzato. Eccolo qua. E adesso i Adesso IT è un iteratore che può eseguire, diciamo, un ciclo completo su tutti i valori presenti all'interno della mappa reservations. Quindi, se l'iteratore ha altri valori, quindi ha next, posso fare? Traggo la reservation, R uguale next. Io prima faccio il controllo per vedere se effettivamente ci sono altri valori da estrarre. Se li trovo, allora entro nel ciclo, prendo il prossimo valore e lo inserisco qui, in reservation. Reservation conterrà tutti i valori che io devo inserire all'interno degli eventi. Quindi posso direttamente scrivere event2.add. Qui devo aggiungere un evento. Evento che posso costruire anche qui dentro stesso, quindi richiamando il costruttore, visto che l'avevamo definito su tutti i parametri. Quindi posso anche non avere riferimenti all'oggetto, ma dichiararlo. Qui mi consiglia quali sono i valori, gli argomenti che vuole in ingresso per poter costruire un evento. Quindi vuole un intero per il tempo. Un tipo di evento è il reservation ID. Tutti questi valori io li ho all'interno del reservation. Quindi cosa succede? Il primo è il tempo in cui avviene questo evento. Attenzione che in questo caso ogni reservation, quindi ogni entry del database, contiene due eventi. Perché se andiamo a vedere nuovamente, ho cliccato tutto, nuovamente questo. Il database abbiamo l'ID, la classe, e abbiamo sia il giorno in cui viene presa l'auto, sia il giorno in cui verrà riconsegnata. E questi per la simulazione sono due eventi diversi, quindi vanno schedulati in due momenti diversi. Quindi per ogni reservation prepararmi ad avere due eventi. Il tempo è dato da R, reservation, punto, tap day, il momento in cui questo utente sta andando a prendere l'auto all'autonoleggio. Poi, tipo di evento, event type, abbiamo detto che è il pick up day, quindi il momento in cui è andata a prenderla, è il del reservation, R punto. All'interno della reservation abbiamo quindi pure il momento in cui dobbiamo schedulare l'evento in cui l'utente va a consegnare l'auto, quindi il return day. L'evento è di tipo car return, vedete qua abbiamo i due tipi di eventi, selezioniamo il secondo, e l'ID è il medesimo, quindi ok. Abbiamo schedulato gli eventi. Quindi diciamo che il simulatore è stato allocato, ha preso tutti i valori, ha schedulato gli eventi ed è pronto a partire.
Quindi nel main possiamo già iniziare a scrivere qualcosa. Cosa scriviamo? Scriviamo. Ci allochiamo un oggetto di tipo DAO. Connetterci al database e scaricare i valori che ci interessano. I valori che ci interessano li dobbiamo passare al simulatore e poi nel main non servono ad altro. Li possiamo direttamente dichiararci l'oggetto di tipo simulatore, allocarlo e lì qui vuole la mappa del reservation che noi possiamo scaricare direttamente dal database, visto che abbiamo il DAO, con get all reservation. Ok, quindi richiamando questo, abbiamo ottenuto i valori, inizializzato, cioè allocato l'oggetto di tipo simulatore, inizializzato tutta la struttura al suo interno. Ora, quello che dobbiamo fare è procedere con il metodo che ci serve per eseguire i vari step. In realtà ci serve un'altra cosa, ci serve un metodo che serva a inizializzare all'interno dall'esterno del simulatore il numero di auto disponibili, perché noi sappiamo che lo scopo principale di questo simulatore è appunto capire qual è la configurazione soddisfacente per soddisfare, certo, soddisfacente per questo determinato tipo di eventi che accadranno. Quindi ci serve un metodo setter che verrà richiamato nel main per poter inserire i valori all'interno di questo array. Metodo lo chiamiamo qui on public, lo possiamo chiamare ottenere due interi in ingresso, uno riguardante il tipo, cioè la classe dell'auto, e l'altro il numero di valori, il numero di auto da inserire, quindi da tenere in considerazione per quella classe di auto. E lo andiamo a settare direttamente nell'array specifico. Ok. In questa maniera, ogni volta che nel main io richiamo questo metodo, decidere quanto è auto inserire per una determinata classe. Quindi questo metodo verrà richiamato qui. Che salvo, se no non vedo le modifiche. Ecco. Eccolo qua, set availability. E io posso, anzi devo, richiamarlo 4 volte, una per ogni tipo, per ogni classe dell'auto. Qui tutte le varie classi, che sono alla fine dei tipi interi, perché gli enumeratori funzionano così. 3 e 4, quindi prima, seconda, terza e quarta classe, e qui posso inserire il numero di auto che voglio, in maniera tale che ogni volta che faccio una simulazione posso modificare questi numeri e decidere e vedere il risultato, quindi vedere se la configurazione va bene o meno. Quindi posso partire da una configurazione, ad esempio, in cui inserisco 3 auto per ogni classe. Ok. Fatto questo, possiamo partire a scrivere il metodo che ci serve per passare vari eventi all'interno della coda, quindi i vari step di simulazione. Una volta che io richiamo il metodo step, vuol dire che già ho verificato che sono presenti altri eventi all'interno della coda, e quindi posso richiamarmi l'evento, estrarlo alla coda, quindi event. Mi sbaglio sempre gli accenti, più punto dovrebbe essere ok, posso stare remove. Io lo richiamo qui, sono sicuro che nella coda c'è effettivamente ancora questo evento. Questo verifica questo controllo per vedere se ci sono ancora eventi, poi lo farò nel main, dove chiamerò lo step ogni volta finché ci sono eventi all'interno della coda. Ogni evento cosa contiene? Il reservation, dove
il reservation ID, il tipo e il tempo. Ora, ecco qua. Quindi posso fare nella reservation R, la posso estrarre perché nell'evento io conosco l'ID della reservation, quindi posso estrarla dalla mappa di reservation, che è questa, e gli passo la chiave, che è l'ID, quindi e punto reservation ID. Ok, evento reservation. Avendo questo, posso iniziare a lavorare, quindi a gestire ogni tipo di evento, considerando qual è il tipo di evento che è accaduto. Quindi io ho due tipi di eventi, car pickup e car return. Posso fare uno switch, tipo di evento. Avrò i vari case. Il primo chiamiamo car pickup. Secondo case sarà car return. Infine c'è default, che in teoria non dovrebbe mai applicarsi, e quindi possiamo considerare l'idea di levare un'eccezione di qualsiasi tipo, tipo illegal argument. Qualcosa del genere, fondamentalmente non dovrebbe verificarsi mai, quindi sollevare un'eccezione potrebbe essere qualcosa di positivo, nel senso per renderci conto che effettivamente è successo questo. Ora, quando io vado processando gli eventi e mi accade un evento di tipo car pickup, cosa devo fare? La prima cosa che è sicura è incrementare il numero di auto che sono state noleggiate, perché comunque vada. L'utente prenderà l'auto, se è disponibile sia che no, lui avrà l'auto. Poi, devo controllare se l'auto che lui richiede è disponibile o meno tra quelle che ho in filiale. Quindi, per verificare se è disponibile, io devo andare a controllare questo array all'indice della classe richiesta e vedere se è maggiore di 0. Quindi, se è maggiore di 0 vuol dire che ho ancora almeno un'auto disponibile e posso noleggiargli proprio quella che aveva richiesto. Dobbiamo mettere un if. Available cars, che è l'array che contiene le informazioni su quante auto sono disponibili in quel determinato momento. L'indice della classe lo ce l'ho nella reservation ed è get vehicle request. È questo di qui. Perché cosa restituisce? Mi dice qual è la classe richiesta dall'utente, la classe di auto richiesta dall'utente. Per avere l'intero, quindi l'indice con cui poter lavorare sull'array, uso il metodo ordinal, che mi ritorna il numero ordinale cioè proprio l'int che farà da indice a questo array. Quindi se il valore a questo indice è maggiore di 0, dire che l'auto c'è. L'auto richiesta è presente. Io posso fare effettivamente questa auto, cioè questa classe di auto all'utente. Posso cambiare la reservation e mettere nel set, dire che l'auto che è stata affittata è effettivamente quella richiesta. L'utente aveva richiesto quest'auto e io effettivamente riesco ad affittarglielo. Un'altra cosa che devo fare per far funzionare la simulazione, qual è? Beh, io ho controllato se c'erano ancora auto. Se un'auto era ancora, almeno un'auto era presente, l'ho affittata a quest'utente, però quindi devo decrementare il contatore relativo all'auto richiesta, in maniera tale che un eventuale utente successivo
abbia la situazione aggiornata. Quindi, nella stessa posizione dell'array, quindi dell'autorichiesta, io decremento il valore del contatore. Questo nel caso in cui l'auto che l'utente ha richiesto è presente. Nel caso in cui invece l'auto non è presente, avere due condizioni fondamentalmente. Una è che comunque riesco a trovare un'auto di classe superiore da poter dare all'utente, quindi non ho dei disastri. E l'altra condizione invece è che avviene proprio il disastro, nel senso che comunque auto migliori non ne ho, auto di questa classe non ne ho perché già l'ho controllato e quindi devo andarla a prendere da una filiale esterna. Quindi cosa posso fare? Semplificare mi prendo l'intero che indica il valore dell'autorichiesta, cioè la classe dell'autorichiesta, quindi questo, l'ordinale dell'autorichiesta. Poi mi copio questo valore qui, mi serve fare un minimo di, come posso dire, di lavoro di programmazione strano, perché siccome è un array di auto, non è che io controllo un tipo e se non ce l'ha controllo l'altro, devo verificare diverse classi superiori alla mia. Quindi mano a mano, quindi mano a mano devo andare a scandire l'array andando aumentando la classe, quindi diminuendo l'indice, cercando la prima locazione in cui le auto sono disponibili. Quindi con questo devo fare un ciclo while su le auto, diciamo sulle classi migliore di quella che ho richiesto fino alla prima classe, quindi finché ottenuta è maggiore di 0, ora vedrete perché questo ottenuta man mano lo andiamo decrementando, è ottenuta uguale a 0. Cosa succede in questo? Ciclo while. Innanzitutto perché ci entro? La classe dell'autorichiesta non ce l'ho, l'autonoleggio non ce l'ha. Quindi io cerco un'auto di classe immediatamente superiore, però che sia disponibile. Quindi ottenuta adesso è l'indice dell'auto richiesta. Quindi consideriamo che noi abbiamo richiesto un'auto di terza classe. Quindi ottenuta per ora è terza classe e va bene. Le auto di terza classe abbiamo visto prima non ci sono, quindi questo, il contatore di available cars sarà uguale a 0. Quindi decremento ottenuta e passo alle auto di seconda classe. L'ottenuta è di seconda classe, quindi è un 2, quindi è sempre maggiore di 0, e verifico la disponibilità di auto nell'array available cars nella posizione 2. Se questa auto è disponibile, allora sono contento e poi vado avanti, altrimenti devo comunque continuare a decrementare finché non raggiungo il limite estremo, perché magari non ci sono più auto, quindi anche se vado aumentando fino alla prima classe non trovo auto e vado a decrementare finché ottenuta diventa 0 e quindi arriverei in questo caso. Ora, all'interno, il while termina qui, quindi alla fine di questo while mi darà le informazioni che voglio, cioè se ottenuta è uguale a 0 vuol dire che io ho decrementato talmente tante volte che ho finito le classi di auto, quindi è un disastro. Quindi possiamo scriverlo: if ottenuta è uguale a 0, altrimenti vuol dire che comunque, per soddisfare il cliente, riesco a dargli un'auto migliore che comunque ho già, quindi è un free update. Ok, consideriamo questo. Ottenuta è uguale a 0, quindi vuol dire che c'è un disastro, non ho auto. Quindi, dato che il testo dell'esercitazione vi richiedeva di contare il numero di disastri, subito incrementare. E ovviamente devo modificare il reservation, fare il set for rent. Comunque
anche se c'è stato un disastro, l'utente avrà un'auto e l'auto sarà esattamente della classe richiesta, perché una volta che è un disastro e devo contattare un'azienda, una filiale vicina, sicuramente gli faccio prendere l'auto che volevano, gli do sicuramente un'auto migliore. Quindi la classe è questa. Quello che aveva richiesto. E qui ho finito quindi di gestire questo caso del disastro. Nel caso di un free upgrades, cosa devo fare? Anzitutto devo aggiornare le statistiche riguardanti i free upgrade che mi sono successi fino ad ora. Quindi devo implementare free upgrade, però quale? Attenzione che free upgrades è un array. Invece voglio sapere esattamente, cioè mi serve perché voglio sapere esattamente da quale classe ho avuto problemi, su quale classe ho avuto problemi, quindi se eventualmente voglio aumentare il numero di auto per quella classe. Questo valore lo posso calcolare tramite ottenuta, perché sarebbe il valore dell'auto richiesta, quindi questo req. Questa è la classe che ho richiesto. A cui sottraggo classe, il valore dell'auto ottenuta. Quindi cosa succede? Se io richiedo un'auto di terza classe e ne ottengo uno di prima, non so cosa non funziona. Perché ottenuta è così? Ok, questo di qua poi facciamo delle prove e vediamo perché. Ok, c'è un problema qui. Nel senso in realtà al contrario, perché cosa succede? Va bene, poi man mano che facciamo la simulazione lo ricontrolliamo. Ce lo segniamo qui. E poi lo ricontrolliamo. Ora, che cosa succede? Andando avanti, dobbiamo l'auto richiesta dall'utente, l'auto che effettivamente ho affittato. Come quella che gli ho dato all'utente, quindi vehicle rental, questa non devo dargli più l'auto che aveva richiesto, ma piuttosto devo dargli quella che sono riuscito a dargli, cioè quella che sono riuscito ad affittargli. Quella che sono riuscito ad affittargli è un valore contenuto in ottenuta. Quindi abbiamo qui sarà vehicle class. Ottengo tutti i valori values come array e prendo quello in posizione ottenuta. Ottenuta è la classe dell'auto che io sto dando al cliente perché non avevo un'auto della classe che aveva richiesto lui. E in più, come ho fatto prima, devo dire il numero di auto disponibili determinata classe. Quella determinata classe è data dal, l'ho creata proprio adesso, quindi getVehicleRental.ordinal. Perché visto che già qua con il set io ho settato quale classe di veicolo ho dato al cliente, posso tirarlo fuori e diminuire e decrementare il numero di auto disponibili di quella determinata classe. Ok. Con questo diciamo che termino la gestione del caso in cui il cliente prende un'auto all'autonoleggio. In car return invece devo considerare il caso in cui l'utente mi riporta l'auto. Qui tutto sommato è molto più semplice perché devo soltanto incrementare il contatore, le auto disponibili di quella determinata classe. Le auto disponibili di quella determinata classe dipendo sempre dal l'auto che effettivamente sta usando il cliente, un ordinal per avere l'intero, quindi l'indice della classe dell'auto. Quindi ho finito lo step. Quello che possiamo fare, visto che non abbiamo messo un sistema auto da nessuna parte,
è che effettivamente gli eventi critici sono quelli in cui io, per un qualche motivo, non ho potuto dare l'auto richiesta all'utente, conviene inserire un system out, comunque un qualcosa che mi stampi delle informazioni all'interno dell'ELS. L'ELS è il caso in cui l'autorichiesta non sia presente. Quello che scrivere è quale auto aveva richiesto l'utente e quale auto in realtà gli ho dato. Quindi posso stampare la richiesta dell'utente era l'auto r.get con richiesto. R.get veicolo affittato, qui ho dimenticato. Diciamo che così dovrebbe già essere in grado di funzionare il simulatore. Quello che mi manca è che nel main devo, dopo che ho inizializzato il tutto, ho inizializzato il numero di auto disponibili per ogni classe. Devo soltanto scrivere un ciclo while all'interno del quale richiamare sempre il valore, il metodo stack, in maniera tale che lui vada avanti finché ci sono dati nella coda. Come faccio a sapere finché ci sono dati nella coda? Visto come sono messe le cose, nel senso che tutti i dati che sono nel simulatore, che il main non ha accesso alla coda, facciamo un metodo all'interno del simulatore. Mi ritorno in booleano da poter usare come test all'interno del while che mi permetta di sapere se ci sono ancora eventi. Poi non prendo nulla. Mi ritorna sì se la lista è ancora piena. Posso usare un not event. Quindi ogni volta che chiamo questo metodo, finché la lista non è vuota, lui mi ritorna true. Quindi è perfetto per quello che devo fare qui. Ok. Posso già provare a lanciarlo. Ok. Questi dati che ho qui nel log, nella console, sono relativi soltanto ai casi in cui qualcosa è andata male, quindi gli eventi, cioè le auto affittate, dovrebbero essere 200, perché sono 200 le entry all'interno del database. Questi sono gli eventi in cui qualcosa non va. Quindi che cosa succedeva? Ad esempio, qui l'utente ha richiesto una standard, quindi un'auto di terza classe, e addirittura ne ho ottenuta una di prima, perché si vede che tutte le altre non erano disponibili. In questa maniera non è facile vedere cosa succede, perché non possiamo andare lì a contare tutti i dati. Quindi quello che possiamo fare, anziché dobbiamo fare, all'interno del simulatore, è scrivere un altro metodo che sia in grado di stamparmi alla fine della simulazione i valori che io ho conservato qui, in queste quattro variabili, diciamo, due array e due variabili. Quindi dichiaro un nuovo metodo, posso chiamare fondamentalmente delle print line in console, e posso scrivere che contiene il numero di auto affittato. Quindi questo qua mi indica quante auto ho affittato. Poi, sapere quanti disastri sono stati. Quindi stampo il valore di quella variabile. E poi sapere il numero di free upgrades
sono stati effettuati per soddisfare il cliente. Come un array devo fare comunque un ciclo for. I minore del numero di classi. Un ciclo for sempre sul numero di classi e per ogni elemento dell'array free upgrades stampare qualche informazione, quindi posso fare upgrade. E stampo il contenuto nell'array alla posizione iesima. In questa maniera so per quella determinata classe quanti, anzi devo scrivere pure qual è la classe. Più classe, posso stampare direttamente ahí. Metodo print lo vado a richiamare nel main dopo che ho finito tutta la mia simulazione. Quindi posso scrivere quando a lanciare ottengo gli stessi valori di prima, perché comunque gli eventi sono fissi all'interno del database, e so che le auto affittate sono 200, così come sono le entry del database. I disastri sono 8. E free upgrade, ok, quelli che ci interessano sono questi. Questo di qui rappresenta la classe 0, che non va tenuta in considerazione, visto come abbiamo scritto i tipi. Quindi, se trovo il metodo... Okay. Bene. Ora, quello che possiamo fare per vedere come variano le cose al variare delle quantità di auto, posso ad esempio provare a inserire, visto che ho parecchi upgrade fino alle auto di elite, però possono essere dovuti a delle richieste di auto di quarta classe che però si vanno propagando. Provo ad aumentare le auto di quarta classe, che comunque in teoria dovrebbero essere quelle che costano meno alla società di auto noleggi, per vedere quello che succede. Come vedete, i disastri diminuiscono. Quindi posso andare ad aumentare anche quelle di classe immediatamente superiore. Ecco. Magari qua metto... Ok. Disastri zero. Quindi per come sono fatte le cose, anche se ho diversi upgrade che arrivano fino alla classe migliore, comunque con questa configurazione riesco a soddisfare i clienti. Probabilmente anche abbassando questa potrei riuscire... Ok. In questa maniera ho fatto un simulatore che funziona in maniera fissa e mi restituisce sempre lo stesso risultato, perché i dati sono scritti ben fissi nel database, e mi consente di trovare qual è la configurazione migliore. Ora, per come era scritto il testo, però, c'era un condizionale qui. Questo dovrebbe. Quindi... Nel database io ho informazioni riguardanti il giorno in cui l'auto viene presa e il giorno in cui l'auto dovrebbe venire restituita. Questo dovrebbe vuol dire che comunque io devo inserire un minimo di variabilità per avere un sistema abbastanza robusto, nel senso è reale il fatto che l'utente possa ritardare nella consegna. Quindi per avere un sistema robusto di simulazione devo considerare anche questa variabilità. Come faccio a inserirla durante la simulazione? Beh, posso inserirla quando schedulo questo, l'evento di ritorno auto. Cioè, io so che qui sto schedulando l'evento esatto in cui l'auto verrà riconsegnata da parte del cliente, però posso anche aggiungere a questo giorno
un qualche valore casuale che mi permetta di rendere variabile l'andamento delle simulazioni. Quindi, le simulazioni siamo soggetto di random, e mi permette di calcolare dei valori random diversi di valore. Ad esempio, se noi facciamo rand.next, possiamo avere valori casuali per booleani, byte, double, float. A noi interessa un nuovo intero. Un nuovo intero che andremo a sommare al giorno in cui è previsto la consegna dell'auto. Next int. Come vedete, next int prende anche un argomento in ingresso. Io posso stabilire qual è il bound, cioè il limite maggiore del valore casuale che mi deve ritornare. Quindi, nel caso io mettessi 5 qui, lui mi ritornerà un intero che va da 0 a 4. Da 0 vuol dire che comunque il cliente è stato molto preciso e me l'ha ritornata nel giorno previsto. 5 vuol dire che comunque me l'ha riportata fino a 4 giorni dopo. In questa maniera, lanciando la simulazione, vedete che la configurazione che avevo deciso non va più bene, perché io ho ancora 3 disastri. E lanciandola diverse volte, in teoria, ok, i free upgrade, come vedete qui, cambiano. Ok, i disastri sono diminuiti, perché comunque dipende dalla casualità con cui vengono estratti quei valori, può cambiare il risultato. Quindi, per ottenere un sistema robusto, conviene utilizzare questo tipo di casualità, e quindi aumentare ancora. Evidentemente è necessario aumentare le auto nelle varie classi. Ok, così minimizzo il numero di disastri. Come vedete, ogni tanto succede che ce n'è uno, però probabilmente aggiungendo un'auto qui risolvo tutto. Quindi in questa maniera riesco davvero, poi sarà pure cura di chi fa le simulazioni inserire qui il valore corretto oppure fare una distribuzione di casualità diversa, nel senso che così c'è molta casualità su quanti giorni aggiungere, magari normalmente gli utenti sono molto più precisi e quindi la probabilità è inferiore, però diciamo che per fare un simulatore base, semplice, già questo ci dà una sensazione, diciamo, che stia funzionando e che abbia un senso farlo. Quindi banalmente togliendo tutte le auto, vedete, ho 16 disastri. Domande? Tutto chiaro, limpido. Ah, ok, hai ragione. Allora, questo di qua ci interessa a noi sapere qual è, probabilmente anzi è pure da rivedere quel valore. Hai ragione, grazie per avermelo fatto. Ok, alla fine a noi interessa sapere da quale classe io ho ottenuto problemi. Quindi in realtà dovrebbe bastare questo. Perché scrivendo rec meno. Ok, sono dei valori differenti. Ok. Scrivendo rec meno ottenuta, so di quante classi mi sono dovuto spostare per ottenere un'auto. Quindi magari l'ho chiesta di quarta classe, però me l'hanno data di prima. E quindi so quanti spostamenti ho fatto. Invece in questa maniera posso sapere quale auto effettivamente mancava. Perché se io richiedo, se io aggiungo free upgrade per la classe che l'utente aveva richiesto, vuol dire che che avevo richiesto la classe 4, poi me l'hanno dato una di seconda classe, però comunque ho incrementato il fatto che è dalla classe 4 che ho avuto problemi. E questo potrebbe avere più senso perché potrebbe far vedere qual è il valore da incrementare, nel senso
guardando qui, sembra che le auto più richieste siano quelle di terza classe. Vedi, era 10, adesso che ho messo 8 auto, i free upgrade da quella classe sono diminuiti notevolmente. Quindi probabilmente mettendone qua 10, no, beh, questo è che converrebbe fare qualcosa del genere. Io riesco a vedere come minimizzare le auto di classe elevata, che dovrebbero essere quelle più costose. Quindi magari facendo qualcosa del genere. Ok, così diciamo che funziona sempre e ho pochi upgrade qui. Avere pochi upgrade vuol dire che potrei in teoria considerare il fattore di diminuire queste auto. Poi dipende dai costi, quindi è soltanto questo qua una stima riguardante le disponibilità, per i costi è un po' diverso. Altre domande? Qualsiasi cosa? No. Va bene, questa era l'ultima lezione del corso, ritengo, quindi in bocca al lupo per l'esame, ci vediamo al primo appello, non so quando sarà, però ci sarò anch'io.